Questa Formula 1 che va verso l'ecologia, la convince? E secondo lei tutto il motorsport deve andare in quella direzione perché è un passaggio obbligato per collimare con il nostro futuro, per raccordarsi con le nostre aspettative? Oppure il motorsport dovrebbe rimanere un po' un divertimento, una categoria separata da questo punto di vista? Io penso che possa rimanere un divertimento rispettando anche quelle che sono le esigenze, per dire un'ipotesi di consumare la metà della benzina durante il Gran Premio è più che fattibile, raggiungibile senza troppi sforzi. Il problema è che non è quello diciamo, l'inquinamento prodotto, è magari quello prodotto dalle tante persone che vanno, Certo. dai mezzi di trasporto, da quanto ci vuole per fare le vetture da competizione, quella è tutta un'altra cosa, è estremamente di più della benzina consumata durante il Gran Premio, ma un segnale va dato. Nello stesso tempo però il mondo della mobilità deve rivolgersi a qualche forma di sobrietà e penso che sia possibile. Io sono convinto che la mobilità per lavoro, comunque la mobilità individuale è stata una delle grandi scoperte del secolo scorso, non possiamo dimenticarlo, l'automobile non può essere l'elemento inquinante, oltretutto rappresenta soltanto il 15% dell'inquinamento totale, quindi non è quello, però deve fare la sua parte proprio forse perché è La parte più vista visibile. come inquinante, allora l'automobile farà la sua parte. Prima abbiamo detto durante la nostra conferenza che la Formula 1 può essere nel suo rinascimento o prossima a un suo rinascimento. Il rinascimento però almeno a me evoca dei grandissimi artisti o dei grandissimi scienziati, nomi di grido. Qui invece andiamo verso un'organizzazione del lavoro che non vuole il protagonista, quindi l'Adrian Newey forse è l'ultimo dei solisti. Si va verso un'organizzazione in cui tutti fanno il loro, tutti fanno bene il loro lavoro, ma non emerge il singolo. È così che si Io lavora oggi. sogno, è così che si lavora, ma solo che spero che ci sia un direttore d'orchestra così brillante che sia capace con meno risorse di battere le grandi orchestre con tanti bravi solisti, ma senza proprio un traino di primo livello. Ci sono anche le grandi aziende, insomma, che progrediscono forte qualche volta quando c'è qualche capo forte. Nell'automobilismo da competizione può venire la stessa cosa, spero che possa venire. Senta, volevo fare un'ultima domanda sulla Formula E. Ormai anche lei ha un po' di stagioni alle spalle, certo non tante quante la Formula 1, però i suoi progressi li ha fatti. Però rimane comunque una categoria dove il rapporto, diciamo, peso-potenza è piuttosto limitato, vicino a un Formula 3, Formula 4. Che margine di sviluppo ha questa categoria, secondo lei? Ma innanzitutto bisogna prendere atto che è certamente molto attrattiva nei confronti dei produttori di automobili, lei vede quanti ce ne sono, ce ne sono certamente di più che in Formula 1, tutti vogliono dimostrare che si può fare motorsport anche con la vettura elettrica, quindi questo qui è molto importante. Insomma. È comunque evidentemente anche un grande strumento di promozione di prodotti o di vetture o di immagine. Quindi ci sono delle corse molto interessanti, il pilota bravo si vede, la squadra brava si vede e quindi penso che avrà un futuro importante. È probabile che non sia solo quello, è probabile che ci sia anche spazio per altre forme che devono comunque essere disposte come ogni altra attività a pagare il prezzo per il disturbo all'ambiente, quindi pagare per l'inquinamento che si fa, anche per quanto si inquina producendo l'energia elettrica, perché ancora c'è questo passaggio, Certamente. non è finito, insomma c'è tutto il nostro mondo, però una delle cose che ormai diventano evidenti, dobbiamo inquinare meno, dobbiamo giocare tutti come i più malinati meno. Tutto sommato penso che non sia neanche un disagio molto importante se l'automobile è vista come l'inquinamento, pur non essendo la cosa principale e nemmeno una delle principali. Può essere un motivo di merito, insomma, l'automobile può far vedere che si può fare e credo che ce la farà.